Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Dunque, stamattina voglio fare un video complottista. Sì, per una volta lo voglio fare io. Voi sapete che io non sono molto amante di video come questi, non sono uno molto amante di lamentarsi degli arbitraggi, eccetera, non è che mi è mai piaciuto molto. Ma sono diventato un po' complottista anch'io da quando c'è il VAR e vedo i caos che sta creando questa macchina. Ora, come vi dico sempre, alla fine del video, se vi è piaciuto, sapete cosa fare e vi metto il link per quello che riguarda l'udienza del martedì. Andatevi ad iscrivere, grazie. Stasera, ore 21:30, puntata sulle coppe europee. Tornando al video complottistico, ora, la Juventus ha ricevuto una mazzata in Europa che io non vedevo da tempo, forse quella di allegriana memoria con il Maccabi Haifa, forse è stata peggiore di questa, ma per il resto la stiamo. Allora, innanzitutto sono un po' preoccupato perché spero che questa partita non sia e non rimanga per troppo tempo nella testa dei giocatori, che se la devono dimenticare in fretta. Questa sconfitta fa parte di un passaggio, è un errore di gioventù, chiamiamolo così. Ci può stare in una crescita. Probabilmente non sarà l'unica sconfitta che subiremo quest'anno tra Champions e campionato. Detto questo, voglio fare un po' il complottista. Perché? Perché l'AIA, incredibilmente, devo dire che non me lo sarei aspettato. No, non me lo aspettavo, sono sincero. L'AIA ad arbitrare la partita Inter-Juventus manda Guida, un allenatore di Napoli, napoletano, perché comunque è partenopeo, è di Torre Annunziata, Torre del Greco, di dove non so neanche di preciso. Io mi chiedo perché l'AIA manda Guida, cioè quale segnale vuol mandare l'AIA soprattutto alla Juventus, che Guida sarà un arbitro super partes? Allora, Guida con la Juventus ha fatto più danni della grandine, in tutte le partite che ha arbitrato quasi ha commesso danni per la Juventus. Quindi io, se fossi stato nell'AIA, avrei evitato di mandare un arbitro così, avrei mandato un arbitro, ma non partenopeo, non napoletano, non esiste proprio, ma non perché sai e metti in preventivo che Guida sbaglierà per forza, ma perché non puoi pretendere che in Italia poi non ci siano i complottisti, non lo puoi pretendere. Perché oltretutto, se Guida avesse sempre arbitrato bene nei confronti della Juventus, si potrebbe anche capire. Ma Guida ha fatto degli strafalcioni contro la Juventus in più di una partita e ce li ricordiamo bene. Vogliamo ricordarne una per tutte quando avevamo Conte in panchina che disse «Non me la sono sentita di fischiare», quando rispose così a Conte «Non me la sono sentita». Cioè, ragazzi, il problema degli arbitri italiani purtroppo è che sono scarsi. Noi abbiamo una categoria di arbitri scarsi, non c'è niente da fare, che l'unica cosa che fanno, se c'è un problema, vanno al VAR, questo è, e richiedono l'intervento. Ok, allora io mi dico, in una partita importante, perché comunque è una partita importante, non si può negare, no? Perché metterci Guida? Cioè, io non lo so se qualcuno di voi qui ha seguito le partite di Champions ieri sera Guida era ad arbitrare a Madrid, Atletico Madrid-Lille, vinta 3-1 dal Lille in trasferta la partita, ok? A quanto risulta è stato criticato da mezzo mondo arbitrale perché avrebbe dato un rigore assurdo al Lille. Ci sono gli articoli anche sui quotidiani, basta che li andate a cercare e leggete, no? Quindi io mi chiedo perché si arriva a questo? Perché mettere Guida?
Cioè, Guida non ci azzecca nulla in questa partita. Non doveva essere lui ad arbitrarla. Non doveva essere Guida. Non dovevi metterci lui. Ci dovevi mettere un altro arbitro. Ma non solo. L'AIA si è superata. Ha fatto meglio ancora. Cosa ha fatto? Ha messo Mazzolini al VAR. Un altro di quelli che combina più danni che altro. Allora io mi chiedo, da Juventino, perché mettere Guida in questa partita? Mettine un altro, mettine, non alimenti dei sospetti, sospetti che ci sono anche se non vuoi, perché mi è arrivato un'email stamattina di uno di voi, che sapete non mi piace far nomi per correttezza, il quale mi ha detto: Demon, non vuoi essere complottista, ma lo diventi anche se non vuoi. Ha ragione lui, è vero, lo diventi anche se non vuoi un complottista. Perché Guida, essendo di Napoli, come puoi tu pensare che sia un arbitro imparziale al di sopra di ogni sospetto dopo tutti i danni che ha combinato con la Juventus? Qual è il segnale che ci vuol mandare, questo segnale subliminale che ci vuol mandare l'AIA? Ci vuol far capire che Guida è un arbitro imparziale al di sopra di ogni sospetto. Beh, allora io mi dico questo, io mi auguro, me lo auguro di cuore, che sia un arbitraggio buono, perché se per un caso dovessero venire fuori dei danni a favore dell'Inter, non oso pensare il tifoso juventino che cosa potrebbe scrivere nei social, ma forse anche gli stessi giornalisti juventini che cosa potrebbero scrivere. Non lo so, francamente. Ripeto, io non sono mai stato un complottista nel calcio, ma da quando c'è il VAR ho cominciato a esserlo. Purtroppo sì, perché nel VAR si vedono troppe partite dove le cose non funzionano. Sono errori che... alcuni errori sono addirittura inspiegabili. Inspiegabili. Vi ricordate quello di Candreva con la Juventus Salernitana? Quelle sono cose che tu non puoi pensare bene, non ti fanno pensare bene. Quindi diventi complottista anche se non vuoi. Anche se non vuoi lo diventi. E allora per una volta Demon vuol fare il complottista. Io mi auguro che domenica, con questo arbitro scarso, perché per me Guida è un arbitro scarso, non succeda nulla. Perché tra lui in campo e Mazzolini al VAR, per carità, io sto sul chi va là. Se la Juventus perderà sul campo meritatamente, io non avrò nulla da dire. Spero che gli arbitri e il VAR non si mettano di mezzo, perché veramente quando si parla di complottismo, veramente... Perché, vedete ragazzi, è troppo facile... Ah, ma voi siete stati aiutati dagli arbitri per anni, decenni, ventenni. Ho capito, però il VAR era stato messo per aiutare gli arbitri a commettere meno errori possibili. Gli arbitri hanno una marea di errori, stanno facendo una marea di errori e il VAR purtroppo li sta aiutando a commettere ulteriori errori. Quindi è chiaro che se prima non volevi essere complottista, adesso lo diventi anche se non vuoi. Ha ragione l'utente che mi ha mandato l'email. Lo diventi anche se non vuoi. Mi dispiace, cara Aia, hai perso un'occasione per farti leggermente stimare, anche se la parola stima non la meriti nel modo più assoluto, perché abbiamo una delle classi arbitrali più scarse d'Europa. Questi sono dati di fatto oggettivi. Oggettivi. Speriamo bene per domenica. Ciao a tutti!